punto fondamentale è quello di creare delle sinergie tra quello che è stato prima descritto dal sindaco, poi riportato dai rappresentanti dell'ecosfera, con le iniziative invece di ampio respiro che provengano da tutta quanta la provincia. Quindi diciamo che nel giro di pochi giorni noi saremo in grado di prospettare un piano strategico che riguardi quella che era l'Appia antica, quindi idealmente la strada che congiunge da Maddaloni a Capua con tutte le varie diramazioni. E sarà importantissimo andare a coniugare insieme i tipi di interventi che verranno individuati nei territori con tutto quello che avviene nel capoluogo. Quindi, siccome di questo abbiamo già parlato nei giorni scorsi, poi quando sarà pronto il piano strategico lo riprenderemo, e credo che sia giusto, non so se tu volevi aggiungere qualcosa rispetto a questo, sentire anche gli altri. Maddaloni mi sembra che già siamo incontrati pure a Santa Maria. Ma pare che questa era la finalità. È indispensabile che ci sia una città come Caserta che trascini tutto quanto il territorio, e altrettanto importante che ci sia la partecipazione di tutte le maggiori città della provincia. Infatti questo è lo scopo. Santa Maria, la rivoluzione di tutto ciò che è legato al tema della giustizia, ma anche del patrimonio artistico, storico, zone più votate invece all'industria. Vocazione, o perché si è andato in quella direzione, si parlava prima dell'area di Marcianise, di Maddaloni, quindi voglio dire diventa tutto funzionale, quindi il concetto fondamentale è quello della città continua, un'unica struttura che già è il capoluogo al centro, ma effettivamente bisogna sentirsi lungo questi chilometri come nella stessa città. Questo credo che sia la sfida fondamentale che dobbiamo accettare e che forse vedranno i nostri bambini. Noi tra l'altro a Santa Maria, proprio in quella direzione, abbiamo avviato adesso un concorso di idee, perché nei prossimi giorni avremo l'inaugurazione della rotonda autostradale, un concorso di idee che abbiamo affidato stesso ai ragazzi delle scuole elementari per individuare un qualcosa di artistico che andasse a ripercorrere quello che poteva essere l'anfiteatro del tempo oppure lo Spartaco, per cercare di attirare con questo simbolo dall'autostrada quanto più turismo possibile, per darci un logo, un simbolo funzionale. Abbiamo preferito seguire quel tipo di strada, cioè di farlo fare ai ragazzi della vita, che non basta soltanto che un comune faccia integrazione positiva, come dire innovazione progettuale, ma che riesca a rappresentare anche l'integrazione, il collegamento con altri comuni contigui. La contiguità chiaramente non deve essere un elemento di estemporaneità, cioè mettiamoci insieme però quattro comuni che non hanno niente a che vedere tra di loro, ma deve essere una contiguità motivata e poi giustificata. Allora le pagine che il piano strategico poi formulerà alla fine di questo percorso non saranno pagine fini a se stesse, ma saranno pagine che dai soggetti superiori, e io per superiore mi permetto di dire che non c'è solo la regione, ma c'è un livello centrale che io sono sicuro chiunque poi vada, insomma, valorizzare il nostro territorio. Apro e chiudo una parentesi, con tutte le criticità che abbiamo avuto in queste settimane, no? Dalla mozzarella andare avanti, probabilmente con delle proposte che mirino anche a recuperare quelle, come dire, negatività, potremmo tradurle in soldi, risorse e progetti che ci possono venire finanziati.